Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 227esima puntata del podcast di Psinel, puntata 227. Oggi parliamo di due delle funzioni mentali maggiormente dibattute e studiate. I processi automatici e volontari in cui puoi suddividere le tue funzioni mentali. Al termine di questa puntata saprai come funziona il tuo cervello e come sgamare una spia internazionale. Però prima di iniziare sappi che questo tema, che sembra così leggero, non lo è per niente, perché tutta la tua attività mentale può essere suddivisa in un'attività volontaria o semivolontaria e un'attività automatica o automatizzata. Ma vedrai che è molto più semplice di quanto non sembri. Bene, allora, iniziamo! Oh, molto bene! Ciao a tutti ragazzi! Allora, per prima cosa voglio ringraziare tutte le persone che erano presenti al corso dei 3 acceleratori della crescita personale. In realtà il corso non c'è ancora stato perché sto registrando questo audio prima dell'evento, ma so già che vi incontrerò lì in parecchi, per cui mi va di ringraziarvi ancora prima di aver fatto il corso. Come sempre voglio ringraziare tutte le persone che sono entrate a far parte della community di Psinel per poter così ricevere le email, scaricare il quaderno degli esercizi, guardare le dirette, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ringrazio tutte le persone che hanno speso 2 minuti del proprio tempo per venire su iTunes a mettere la propria review a 5 stelle. Oh, allora ragazzi, la puntata di oggi sarà un po' più breve e leggera del solito perché non ho moltissimo tempo e anche perché su Psinel ne parliamo davvero dagli albori, cioè della distinzione tra processi automatici e processi controllati. Ottimo Jenna, mi andava proprio un ripassino del genere. Ah, grande 1,82. Ma non sarà solo un ripassino di alcuni aspetti del passato, perché sono decenni che conosciamo queste distinzioni, ma cercherò di mostrarti anche qualcosa di molto più attuale, come ad esempio tutti gli aspetti legati al famoso effetto Stroop, che è un effetto degli anni 30, o meglio degli anni 40, che però viene ancora oggi utilizzato tantissimo per dimostrare come funzionano queste due velocità della nostra mente. Allora, partiamo dal fatto che tutti abbiamo dei comportamenti automatici o automatizzati. Alcuni sono completamente automatici e strutturali, come quelli legati alla tua natura, alla biologia, e non mi riferisco solo ad aspetti fisici o fisiologici, ma anche aspetti mentali come i bias che abbiamo visto nel passato. E invece poi abbiamo tutta una serie di azioni che noi automatizziamo, come ad esempio guidare la macchina, capire le mie parole in questo momento è qualcosa che un tempo non sapevi fare e che con l'esercizio, anche se è un esercizio che hai fatto quando eri molto piccolo, hai appreso. Lo so che sembra strano, ma se tu non avessi l'automatismo dell'italiano, you probably can't understand me now. Sorry per questo terribile inglese, ma probabilmente se hai l'automatismo dell'inglese hai capito anche questa frase qua, altrimenti no. Lo studio degli automatismi mentali è stato per anni oggetto di ricerca da parte di numerosi studiosi e ricercatori, con tantissimi metodi differenti. Per farla molto semplice, dopo un po' di tempo che impari a fare qualcosa, questa diventa automatica, richiedendo sempre meno energia, cioè richiedendo sempre meno risorse attentive. E questo è il motivo per cui automatizziamo i comportamenti, come la lettura, la guida, andare in bicicletta, eccetera. Questi apprendimenti che diventano automatici entrano a far parte di diversi magazzini di memoria che in un qualche modo sostengono quello che fai e funzionano in una certa misura in modo parallelo. Cioè non devi più passare da un compito all'altro, anche se poi in realtà vedremo che non è così semplice. Questi apprendimenti entrano per come dire, come dicono gli americani, nei muscoli, per usare un'esortazione motivazionale degli anni 90, ma come sappiamo oggi dagli studi sulla simulazione incarnata di Vittorio Gallese, non è proprio così tanto una metafora. I nostri comportamenti automatizzati o automatici sono una specie di manna dal cielo da un lato ed un inferno dall'altro.
Senza di essi non potresti fare più cose contemporaneamente e anche se a nessuno piace il multitasking, in realtà noi siamo progettati per fare delle cose contemporaneamente. Anche se a volte esageriamo, e non è una roba di oggi in realtà, anche l'uomo delle caverne doveva stare attento a un sacco di robe, altrimenti moriva. Ma dall'altro lato, i comportamenti automatici sono il luogo dove gli errori possono diventare sistematici, come nel caso dei famosi bias, o come nei casi più gravi quando qualcuno dimentica il proprio bambino in auto. Lo so, questo è un tema pesante, un'esagerazione, ma sembra un'esagerazione, ma non lo è affatto. Purtroppo sono proprio questo genere di schemi che, quando vengono perturbati, possono farci fare le peggiori cavolate. In un recente video che ho fatto sull'ipnosi e sul furto con l'ipnosi, che ti metterò all'interno del post, dimostro come con una piccola manovra usata dai truffatori per fregare i cassieri si possa, come potremmo dire, perturbare uno schema automatico riuscendo appunto a fregare dei soldi. Ovviamente io ho fatto il video non per insegnarti a fregare i soldi, ma per proteggerti dai manigoldi. Sì, perché il truffatore di turno studia l'automatismo e cerca di sfruttarlo a proprio vantaggio. Prima mostra una banconota allo sfortunato cassiere, di solito di grosso taglio, magari perché ha preso un pacchetto di caramelle. Questo fa scattare nel cassiere l'automatismo di andare a prendere il resto. Se ci pensi, questo non fa altro tutto il giorno, vede la banconota e ancora prima che la persona gliela porga sta già lì cercando le monetine e il resto. Nel frattempo il truffatore, con un'abile mossa da prestigiatore, nasconde la banconota e resta lì in attesa. Lo so che sembra fantascienza, ma purtroppo capita che il cassiere non si renda conto di non aver ricevuto la banconota e dia il resto. Gli automatismi sono utili, li abbiamo studiati per anni, ma la cosa più interessante degli automatismi è che puoi imparare ad osservarli in un modo particolare, attraverso la tua consapevolezza, e solo attraverso questo tipo di osservazione puoi migliorarli, puoi modificarli, come vedremo tra poco. Altro aspetto essenziale degli automatismi è che spesso rappresentano il nostro tetto di apprendimento. Come ha dimostrato Andreas Ericsson, quando ti fermi al primo automatismo appreso, rischi di sederti sugli allori e non migliori più. In altre parole, quando impari a guidare l'auto, una volta che hai automatizzato il cambio, il freno, le marce, eccetera, eccetera, smetti di imparare, ti accontenti di quello e continui a guidare così come hai imparato nel primo anno di guida. Ed è per questo che ci sono persone che hanno 50 anni di patente, ma sembra che l'abbiano presa l'altro ieri. E questo che ti ho appena descritto non è altro che un modo per vedere da vicino la famosissima pratica deliberata di Andreas Ericsson, dove per migliorarti continuamente devi continuamente sfidare i tuoi automatismi. Proprio come farebbe un bravo musicista che non si accontenta di fare le scale in modo meccanico e automatico, ma si ferma ad ascoltare come suonano le proprie note in quel momento, come si sente lui in relazione allo strumento, eccetera, eccetera. E per fare questo necessita di sia dell'automatismo per riuscire a muovere le mani, ma anche della capacità di osservare il proprio automatismo. E cosa succede se osservi troppo il tuo automatismo? Rischi di rovinarlo. Ed è per questo che serve una grossa capacità di consapevolezza per riuscire ad osservare i nostri automatismi e riuscire ad apprendere come funzionano e a volte migliorarci da questo punto di vista. Ascolta Jenna, tutto molto interessante, ma la storia delle spie che hai detto all'inizio cosa c'entra con gli automatismi? Ah, è vero, me ne stavo dimenticando. Allora, hai mai sentito parlare del famosissimo effetto Stroop? Se mi segui su Instagram, probabilmente lo sai. Inserirò anche qui nel post, ma scommetto che forse l'hai visto o ne hai sentito parlare. Si tratta di un test di percezione, dove vedi alcune parole scritte con colori diversi. Queste parole sono colori, ad esempio c'è scritto rosso, arancione, verde, ma le parole stesse sono scritte con colori differenti, cioè il rosso potrebbe essere scritto in blu, il nero in verde, il giallo in marrone, eccetera. Comunque, il compito delle persone è quello di guardare il colore con cui è scritta la parola e nominarlo nel tempo più veloce possibile. Se ci hai mai provato, sai che non è per niente facile. Se non mi credi, vai sul post e vai su Google e cerca effetto Stroop e prova a guardare il video o le immagini. Perché arriva l'effetto Stroop?
perché avviene un'interferenza strutturale tra il significato della parola che non puoi fare a meno di leggere ed il suo colore. Quando questi sono diversi, l'interferenza rallenta il riconoscimento del colore. In altre parole, sei costretto a leggere prima la parola e poi devi dissociarti da quella lettura per passare al colore. Ovviamente, quando colore e parola corrispondono, sei al massimo della velocità, cioè se la parola rosso è scritta in rosso, ecco che la riconosci al volo e la leggi al volo. Una volta un famosissimo psicologo ha detto che gli psicologi si dividono in due categorie, quelli a cui piace l'effetto Stroop e quelli a cui non piace. A me piace. Ed una leggenda, sempre in questo campo, narra che durante la Guerra Fredda gli americani utilizzassero questo effetto per scoprire le spie russe. In pratica il test era fatto con delle parole scritte in russo, in cirillico. Se le persone non conoscevano la lingua, cioè non avevano sviluppato l'automatismo della lettura per il russo, non cadevano nell'effetto Stroop. Viceversa, se conoscevano il russo e dicevano di non conoscerlo, in realtà non potevano dissimularlo perché sarebbero caduti nell'effetto Stroop. Tranquillo, perché nel post e nel quaderno degli esercizi approfondiremo molto queste tematiche. Parlando in termini maggiormente moderni, i primi studi sui comportamenti automatici e controllati sono del 1977, potremmo dire che esistono due modalità di elaborazione dell'informazione, quella che ha fatto emergere Kahneman nei suoi studi, ti ricordi? Il sistema 1 e il sistema 2. Tutte queste ricerche sono affascinanti perché hanno indagato quella parte sconosciuta che un tempo non poteva che essere nominata come inconscio. No, so bene che esistono diversi modi di intendere l'inconscio, cioè quello freudiano, quello junghiano, quello cognitivo. Ecco, il nostro è più simile a quello cognitivo, delle cose che non conosci. E oggi, attraverso questi paradigmi di automatico e controllato di sistema 1 e sistema 2, ne sappiamo tantissimo. Prima di passare ai consigli di oggi, che come hai visto sono un po' raffazzonati, diciamo così, perché non è facile trarre dei consigli da questa tematica, voglio sottolineare che per anni i formatori sono andati in giro a parlare di quanto importante fosse rendere inconsci i comportamenti, parlando di come avvenga un'acquisizione inconscia ancora prima che conscia. E sappiamo bene che in realtà noi sappiamo le cose prima a un livello inconscio, e anche questo discuteremo meglio per scritto perché è una questione molto complessa. Ma la verità è che se fossimo completamente inconsci saremmo completamente guidati dagli istinti, dalle nostre programmazioni, un po' come lo sono gli animali. In realtà l'azione consapevole è sempre più valutata, è lei che ti consente, sappiamo oggi, di regolare ciò che stai facendo, di regolare le tue emozioni, di regolare la tua interazione con gli altri. Insomma, in realtà ragazzi, questa puntata avrebbe dovuto chiamarsi Elogio alla volontarietà. Però detta così è brutta perché sembra quasi che tu possa controllare i tuoi pensieri e sai bene che non è così. Ma ciò che più conta è che la conoscenza dei processi automatici e controllati del sistema 1 e del sistema 2 può darti un modo diverso di vedere la crescita personale conoscendoti meglio, l'obiettivo finale di ogni buona crescita personale, cioè conosci te stesso. Ok ragazzi, volevo fare una puntata breve e invece ho parlato tanto come al solito, spero in fase di editing di tagliare il più possibile, anche perché appunto sto facendo questa puntata un po' a braccio e non vorrei perdermi, tra virgolette. Per cui, come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di oggi. Primo, automatici e automatizzati. C'è una grossa differenza tra i processi automatici, cioè che per loro natura avvengono in modo spontaneo dentro di te, e quelli automatizzati, cioè apprendimenti che a furia di essere ripetuti diventano automatici. Ciò che più interessa a noi sono questi ultimi, perché ci aiutano da un lato e diventano pericolosi dall'altro. Inizia a fare questa piccola distinzione. Ci sono cose che fai automaticamente perché sei progettato per farle, come ad esempio respirare, camminare, ed altre invece che sei tu ad apprendere, anche se in realtà camminare lo impari. E devi sapere che queste ultime sono le più frequenti in assoluto, ed è bene imparare a riconoscerle e imparare, tra virgolette, a lasciarle andare. Secondo,
Non sempre risparmiare energia è un bene. I processi si automatizzano per consentirti di risparmiare energia. Questo va quasi sempre bene, tranne quando desideri migliorare le tue prestazioni in quello specifico ambito. Se vuoi migliorarti, devi andare gradualmente contro il tuo automatismo. Devi richiamarlo ed osservarlo in modo consapevole per riuscire ad implementarlo. Questo non significa che debba diventare un processo controllato, ma solo che per migliorarlo ci devi mettere un pizzico di consapevolezza in più, sia durante le fasi di allenamento, sia durante le tue fasi di osservazioni del tuo comportamento. Poi durante la competizione, ovviamente, devi lasciare che tutto funzioni in modo automatico. Terzo, lo sforzo controllato. Da anni parliamo di consistenza e di sforzo. Ecco, questo avviene prevalentemente nelle prime fasi dell'apprendimento, che sono poi le fasi più importanti. È in quel momento che devi tirare fuori gli attributi per poter apprendere qualcosa di nuovo o migliorare qualcosa che già sapevi. Devi sforzarti, devi usare più energia mentale e, come sappiamo, il nostro cervello è un economo, è un economista, è un economo dell'energia, per cui in quel momento lì ogni volta che senti di dover migliorare qualcosa, anche se l'hai già automatizzato, sappi che necessita di energia. Quarto, controllo non significa controllarti. Evita di confondere la terminologia di comportamento controllato con il fatto di poterti controllare. Lo abbiamo visto più volte, i processi mentali sono difficili da controllare. Per questo ciò che intendo qui è la differenza tra volontarietà, intenzionalità e automatismo. Non puoi controllare ciò che ti passa per la testa, ma puoi volontariamente fare degli sforzi per migliorarti in qualsiasi direzione tu desideri crescere. Come sappiamo da tempo, non puoi modificare i tuoi pensieri, le tue emozioni, ma hai una direzione, o meglio, un controllo maggiormente diretto solo sulle tue azioni. Quinto, se vuoi migliorarti, devi essere consapevole. Se vuoi rendere la tua scrittura più chiara, leggibile, devi fare degli sforzi volontari. Devi cioè tornare a riscrivere in modo controllato. Questo vale per ogni tipo di azione che hai automatizzato. Se vuoi migliorarla o cambiarla, devi passare per la tua intenzionalità. Non esistono scorciatoie ninja dove uno ti ipnotizza e migliori senza passare dalla consapevolezza. Sì, di certo, gli strumenti come l'ipnosi possono aiutarti se sei un atleta già formato che sa già fare quelle cose, ma se devi apprendere e rimparare qualcosa, devi deautomatizzarlo e osservarlo alla luce della tua consapevolezza. Sesto, non esistono comportamenti completamente controllati o completamente automatizzati. Lo so che c'eri già arrivato da solo, ma qualsiasi comportamento è un mix di questi due moduli mentali. Non puoi capire ciò che stai ascoltando adesso senza un miscuglio di processi automatici e allo stesso tempo non puoi continuare a seguire il filo del discorso se non ci metti un bel pizzico di attenzione volontaria. Ti serve un mix di questi due processi. Inizia a guardare nella tua vita come utilizzi questi processi. Porta attenzione soprattutto alle cose che desideri migliorare e prova a mettere maggiore controllo, o meglio intenzionalità, quando vuoi riprogrammarti, detto parola bruttissima ma hai capito che cosa intendo, e invece quando vedi che l'automatismo sta funzionando bene, puoi semplicemente lasciarlo andare e imparare a osservarlo alla luce della tua consapevolezza. E infatti un consiglio fuori concorso che ci sta sempre è: sviluppa la tua capacità di essere presente. Espanderemo questa concezione, questa idea all'interno del post e del quaderno degli esercizi, perché ragazzi avevo seriamente deciso di fare una puntata più breve ma non ci sono riuscito. Farla a braccio in realtà mi ha portato ancora più lontano di farla leggendo un canovaccio. Per cui, prima di salutarti, ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, fammi tutte le domande del caso, mi raccomando, prima di commentare, vai a leggerti il post e leggiti anche il quaderno degli esercizi. E ti ringrazio davvero tantissimo se sei stato uno dei partecipanti al corso di sabato 9, che è appena terminato, ma che in realtà non è ancora iniziato durante questa registrazione.
Bene ragazzi, allora se volete partecipare al prossimo Master in Meditazione Avanzata dovete assolutamente iscrivervi al corso gratuito dei 10 giorni di meditazione che trovate qui in descrizione, perché il mio staff quest'anno ha deciso di non fare un lancio diretto alla mia lista. Così non ti romperò le scatole con varie email che ti arriveranno nei prossimi giorni. Però lo so già che cosa succede, che qualcuno a un certo punto mi dice: ma Jenna, ma l'avete già lanciato MMA quest'anno? Ecco, se vuoi partecipare, iscriviti nei linketti che trovi qui in descrizione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fino qui, vi ringrazio ancora di più se andrete su iTunes a mettere la vostra review a 5 stelle, vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di psynel.com.